Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Qualche mese fa abbiamo deciso di acquistare un minivan e nelle ultime 2 settimane abbiamo attraversato gran parte dell'Italia. Sebastiano con il camion ed io con il furgoncino. La nostra avventura ci ha portato fino in Toscana, dove grazie all'aiuto dei nostri carissimi amici di Eurotrack abbiamo potuto fare alcuni interventi sul nostro vitto. Dopo questi preparativi ci siamo imbarcati per la Sardegna e ora siamo qui per spiegarvi le ragioni che ci hanno spinto a fare questa scelta. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Volevo spiegarvi il motivo per il quale abbiamo deciso di comprare un minivan, visto che in molti ci avete posto la domanda nei commenti su YouTube. Allora, abbiamo acquistato Titti, quindi questo furgoncino. E quindi dobbiamo andare a smontare questa parte qui. Ci sono dei rivetti e non vediamo altri agganci, quindi speriamo che semplicemente rimuovendo quei rivetti lì il pannello venga via semplicemente e che non sia incastrato dietro la plastica che è situata davanti. Qua ne ho uno, quello della cintura. Molti? Tutto rivettato, è tutto rivettato. Si è rivelato più complicato di quello che pensavamo, perché i rivetti non sono soltanto qui, ma sono qua e qua sotto. Quindi bisognerà togliere i sedili e una volta rimossi i sedili si potrà accedere ai rivetti che sono sul pavimento. Abbiamo rimosso i sedili di davanti, dal lato passeggero. Speriamo di non essere obbligati a rimuovere anche quello del lato guida perché ci sono i rivetti sotto. E ci siamo spostati anche di parcheggio, non abbiamo corrente, quindi ne stiamo approfittando per che abbiamo questa nuova Bluetti, la C70P da 1 kW. La stiamo utilizzando per il trapano, è super comoda, possiamo spostarla dove vogliamo. L'abbiamo fatta. Presa. Si vede dalla maglietta di Sebi. Volevo spiegarvi il motivo per il quale abbiamo deciso di comprare un minivan, visto che in molti ci avete posto la domanda nei commenti su YouTube. Allora, abbiamo acquistato Titti, quindi questo furgoncino, perché innanzitutto ci serviva un mezzo più piccolo per poterci spostare in Sardegna, perché abbiamo venduto la Corolla, quindi eravamo senza un mezzo di piccole dimensioni e spostarsi col camion diciamo che in Sardegna risulta un po' impegnativo, soprattutto in estate. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è perché abbiamo l'intenzione di fare una mini camperizzazione, perché se per caso dovessimo spostarci 2 giorni per andare a surfare, questo mezzo ci permetterà di spostarci in tranquillità, poter dormirci al suo interno per poco tempo, perché andremo a fargli una camperizzazione molto veloce. Infatti non vediamo l'ora di mostrarvela e vi spiegheremo che tipo di prodotti andremo a utilizzare per questa mini camperizzazione. Prima di procedere con la camperizzazione è fondamentale effettuare una pulizia approfondita e una disinfezione completa di tutte le pareti e del pavimento del vitto. Il precedente proprietario, infatti, lo utilizzava per il trasporto di un kart, quindi è essenziale assicurarsi che ogni superficie sia perfettamente igienizzata prima di iniziare i lavori di conversione. Inoltre ci tenevo a precisare il fatto che non sarà una camperizzazione definitiva, infatti più avanti andremo a fargli una camperizzazione un po' più professionale, e che avendo poco tempo a disposizione, perché tra un mesetto circa dovremo tornare in Svizzera, avevamo la necessità, diciamo, urgente di fargli un allestimento. Ormai si è fatta sera, sto dando l'ultima passata al volo per togliergli il sapone che ho utilizzato per lavare e non ci resta che fare al volo la camperizzazione. È l'ora del ciccio, è l'ora del ciccio, è l'ora del ciccio, è l'ora del ciccio. Oh,
Oggi è me, Miguelito. Ta-da, finito l'allestimento. È stato l'allestimento più veloce della storia. Abbiamo tutto, materasso e trelino. Un'altra cosa indispensabile per questa camperizzazione veloce è il WC compostabile. E ovviamente non potevamo che affidarci alla Trelino, perché conosciamo benissimo il loro prodotto, abbiamo lo stesso WC compostabile un po' più grande su Zinzi e quindi volevamo replicare anche con Titti. E adesso andiamo a aprire il pacco, che in realtà io ho già aperto. Come avete potuto notare, è leggerissimo. Quindi adesso andiamo a vedere più da vicino come è fatto questo WC. Allora, abbiamo preso questa, a differenza di quello che abbiamo su Zinzi, non alle cerniere ma alle calamite. Questo è il separatore, quindi qua andranno i liquidi e qua andranno i solidi. Una volta che sarà pieno, per svuotarlo è molto semplice, basterà alzare questo, quindi qua è il bidoncino dei liquidi e questo è il bidoncino dei solidi. La Trelino è stata gentilissima, ci ha mandato anche i sacchetti biodegradabili, le calzine e il terriccio che verrà utilizzato poi per andare a coprire il solido. Il fatto di separare i liquidi dai solidi permette di, al WC di non puzzare, e noi possiamo confermarlo perché ormai è da quasi 2 anni che lo utilizziamo su Zinzi, ma prima di Zinzi ne avevamo un altro fatto da noi e lì lo stesso tocchiamo un tasto dolente, nel senso che sì, effettivamente non è proprio economico come WC, però vi possiamo assicurare che si vede la differenza, innanzitutto per l'igiene, è molto più semplice da pulire, è studiato bene, come per esempio il tappo dei liquidi, al suo interno ha questa gomina che permette di non far uscire né odori né liquidi mentre si è in viaggio. Sono tutti quei dettagli che comunque giustificano il prezzo del prodotto. Poi, una volta svuotato, si richiude e potrebbe rimanere anche una seduta molto carina. Comunque il fatto di essere tutto a nero e questo dettaglio in legno lo rende un elemento di design. Bluetti, cosa è più importante, l'essenziale? L'indipendenza energetica. Ci è venuta in soccorso la Bluetti con il modello AC70P. Perché? Perché è di piccole dimensioni, infatti pesa soltanto 10,7 kg, quindi facile da spostare, però allo stesso tempo ha una grande capacità di 1 kW, quindi se si vogliono ricaricare gli apparecchi come il telefono, il computer, il tablet, eccetera, eccetera, o semplicemente ci si vuole attaccare alla lampadina, questa stazione ti permette di, diciamo, di fare sogni tranquilli. All'interno della scatola, al momento dell'acquisto, troverete tutti i cavi necessari per la sua ricarica, quindi si può caricare con i pannelli solari, questo si può ricaricare con l'accendisigari, con i pannelli solari o semplicemente attaccandola alla 220 di casa, di un bar, eccetera, eccetera. La Bluetti AC70P è estremamente silenziosa e offre un tempo di ricarica rapidissimo. In soli 45 minuti è in grado di raggiungere l'80% della carica. Le sue batterie al litio, che hanno una durata stimata di 10 anni, sono coperte da una garanzia di 5 anni. Inoltre è possibile controllare e monitorare il dispositivo da remoto tramite un'app dedicata, rendendola ancora più comoda e versatile. Ovviamente a noi ci piace essere indipendenti, quindi oltre alla piccola power station abbiamo anche i pannelli solari. Percepisce subito al tatto che il materiale è di qualità. Adesso li proviamo subito. Per massimizzare l'efficienza dei pannelli solari, orientali a sud. Regola l'angolo secondo la latitudine, maggiore in inverno o minore in estate. Evita ombre. Assicurati che i pannelli siano esposti al sole senza ostacoli. Inseguimento solare. Usa un sistema che segue il sole per aumentare la produzione energetica. Come potete notare, sta caricando soltanto 10 watt perché oggi è nuvoloso, quindi
non possiamo pretendere più di tanto. I pannelli solari che utilizziamo hanno una potenza di 120 watt, il che significa che impiegheranno più tempo per ricaricare la power station rispetto a pannelli da 500 watt. Tuttavia, il vantaggio di avere pannelli portatili è che puoi orientarli facilmente nella direzione ottimale, senza grande sforzo, massimizzando così l'efficienza della ricarica in qualsiasi condizione. E lì abbiamo il bidoncino dell'acqua e il fornellino a gas. Fornellino a gas, e qua attaccheremo le tavole, cioè metteremo le tavole, l'essenziale, per andare 2 giorni. Poi, presto, non sappiamo ancora quando, faremo un allestimento fatto come si deve. Però per adesso, se dobbiamo andare via 2 giorni per andare a surfare, questo sarà il nostro allestimento. Quindi lì abbiamo la casa per i grandi viaggi e qui abbiamo il camper per i piccoli spostamenti. Gli zingari, le case! Abbiamo messo un tappeto sotto. Però adesso il caro Sebastiano ci spiegherà che modello è. Questo è un Mercedes Vitto, rimaniamo fedeli alla Mercedes. Vitto del 1997, il modello V638, 2013 cilindrata, 110 cavalli. È un trattorino, insomma. Inoltre volevo ricordarvi prima di lasciarvi che se siete interessati alla Bluetti o al Trilino, vi lasciamo il link nella descrizione del video per andare a dare uno sguardo ai loro siti. Questo video è stato solo una breve introduzione, ma nelle prossime puntate vi porteremo con noi in questa avventura un po' wild. Per non perdervi nulla, vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Se vi è piaciuto, lasciate un commento e mettete un like. Questo aiuta l'algoritmo di YouTube a promuovere il canale, permettendoci di crescere e continuare a creare contenuti.